Vi avevo promesso un video sulla pronuncia della R nella lingua inglese, le differenze tra l'American English e il British English e perché ci sono queste differenze. Eccoci qua oggi con la spiegazione. Di Ad Maiora, ben ritrovati per questo video che riguarda la lingua inglese, in modo particolare la pronuncia della lingua inglese, la pronuncia di quella consonante così controversa, un po' complicata, che è appunto la R, e che noi pronunciamo in modo assolutamente diverso a seconda che si tratti di American English oppure British English. Ma perché e in che modo cambia? Allora, mi avete chiesto di parlare di questo in specifico e ora lo facciamo, ma c'è un'altra domanda a cui voglio rispondere, una domanda frequente davvero che trovo nei commenti o sui social media. Mi chiedete infatti se sia possibile o come sia possibile eventualmente ricevere delle lezioni online individuali. Ecco, oggi posso rispondervi. Sì, è possibile e in modo semplicissimo. Sono infatti felicissima di così parlarvi di questa nuovissima partnership che unisce me e il mio canale a Preply. Preply, questa piattaforma internazionale meravigliosa che si occupa di tutoraggio, che si occupa di insegnamento per appunto delle lingue straniere online, offrendovi la disponibilità, e quando parlo di disponibilità intendo anche disponibilità a orari che possano andarvi bene, a budget che possano andare bene a voi, alle finalità di studio che vi interessano, quindi questa grande disponibilità da parte di grandissimi professionisti, anche madrelingua, da tutto il mondo. Da oggi faccio parte anch'io di questa comunità di Preply, ne sono felicissima e vi offro qualcosa di veramente utile. Qui sotto in descrizione trovate un link che è il link di affiliazione tra il mio canale e per l'appunto Preply. Se voi cliccate su quel link e poi inserite il codice, anche questo è scritto sotto in descrizione, Sara50, Sara ovviamente è il mio nome, riceverete pure il 50% di sconto sulla prima lezione. Quindi è davvero una grandissima opportunità, qualcosa in cui io credo davvero davvero tanto, ve ne parlerò ancora. Troverete anche me a far parte di questa comunità di tutors, di insegnanti e tantissimi altri colleghi assolutamente validissimi per l'inglese, per il tedesco e qualunque lingua voi studiate. Quindi mi raccomando, ricordatevi di Preply e controllate in descrizione. Ma ora torniamo alla nostra questione sulla pronuncia dell'inglese americano e dell'inglese britannico. Allora, per essere sinceri, avevamo già toccato fugacemente questo argomento, appunto della pronuncia della R e della T, e mi avevate chiesto appunto di fare dei video specifici che parlassero dell'uno e dell'altro. Chiaramente ho diviso i video perché l'argomento è comunque consistente, farò anche quello sulla T se continua a interessarvi. Oggi partiamo appunto parlando di questa R, questa rhotic consonant, quando, mi raccomando, in italiano consonante rotica con la R, che è appunto una delle consonanti più controverse forse nella pronuncia della lingua inglese. Per l'appunto noi possiamo dire che American English e British English siano due lingue con caratteristiche opposte tra loro riguardo a questo tema. Infatti l'American English presenta la cosiddetta rhoticity, mentre il British English una non rhoticity. La traduzione italiana di rhoticity è rotacismo, ma non preoccupiamoci perché oggi toccheremo così qualche punta di linguistica, e magari anche di filologia nel capire il perché le pronunce sono in un modo o nell'altro, ma in modo talmente semplice che anche chi non ha alcun prerequisito può tranquillamente seguire e anzi scoprire qualcosa e trovarlo interessante e magari poi ricordarselo proprio perché scopre il perché. Allora, partiamo dall'evidenza. Ok, partiamo dall'evidenza. Cosa intendiamo per rhoticity, quindi pronuncia della R, e non rhoticity, quindi non pronuncia della R, cioè di questa rhotic consonant, quindi di questa consonante rotica, così la definiamo, si definisce in linguistica, che è appunto la R. Partiamo dall'evidenza, cioè da questa tabella. Poi andiamo a vedere nello specifico, non preoccupatevi che poi mi sposto, vi faccio vedere la tabella nel complesso, ma adesso vorrei che vi focalizzaste un punto alla volta sul percorso che vi faccio fare io. Allora, partiamo da questa tabella che mette in evidenza. Allora, ho scelto
5 parole, potrei sceglierne milioni naturalmente, e poi sulla colonna alla vostra sinistra trovate la versione in US English, quindi la versione inglese americano, invece nella colonna di destra trovate la versione in British English. Io l'ho scritto con l'alfabeto fonetico, ma non preoccupatevi se voi non conoscete l'alfabeto fonetico, perché tanto la sentite pronunciare da me. Si tratta di parole, chiaramente, come vedete, che hanno tutte la R, giusto? O a fine parola, ok? Come macchina, oppure centrale, oppure sia alla fine che al centro della parola. Vediamo la differenza, partiamo proprio dal dato empirico, la differenza tra come la pronunciamo in American English e in British English, e poi andiamo a vedere perché. Allora, partiamo dalla prima parola, che è appunto automobile, macchina. In inglese, scusatemi, in inglese americano, in American English, la pronunciamo car, car. È ovvio che, sentite, la R c'è, non è car, ok? Non è la nostra R, naturalmente, non è la R italiana, la R spagnola, è sempre un R in qualche modo diversa, che assomiglia un po' alla R moscia, ma non è neanche la R francese. Car, car, l'ho pronunciata proprio in fondo, quindi sul lato posteriore, diciamo, della palato della bocca, car. Mentre se la pronunciamo secondo l'inglese britannico, troviamo una pronuncia completamente diversa, in cui vedete che la R scompare e c'è soltanto una A prolungata, e quindi sarà car, car. Vedete che la R non c'è assolutamente. Il trucchetto che dicono, che si dice appunto di seguire per riuscire a pronunciare car, che è un po', può sembrare più innaturale, no? Per noi che tendiamo a pronunciare tutte le lettere, quel trucchetto starebbe, chiaramente, mi raccomando, non fatelo davvero che vi soffocate, eh? È soltanto un qualcosa che dovete immaginare. Immaginatevi di mettere una monetina sopra la vostra lingua. Parlo della parte posteriore della lingua, d'accordo? Quella che va verso la gola, per quello dico non fatelo, mi raccomando. E immaginate di appoggiare la lingua appunto in basso, rilassata, e con questa monetina sopra, e voi pronuncerete la parola, d'accordo, senza che questa ipotetica monetina si sposti da dov'è. Questo vi obbligherebbe a tenere la lingua in una posizione rilassata e piatta, flat, d'accordo, proprio sulla tutto sommato piatta alla base. Car. Vedete come la lingua resta, provate a dirlo anche voi, resta schiacciata, quasi addormentata, d'accordo? Mentre nella pronuncia dell'inglese americano, in questo caso car, vedete che la lingua si deve sollevare comunque in qualche maniera per andare a pronunciare quella R, car. Mentre car è una pronuncia più lazy, ok? Una pronuncia più pigra, in cui la R non si pronuncia proprio. Proviamo con un altro vocabolo, arte, d'accordo? Versione americana, art, art, art. C'è la R, no? Vedete, sentite la vostra lingua se lo pronuncia, so che lo state pronunciando mentre lo pronuncio anch'io, sentite la lingua che si muove, si solleva verso il palato. Viceversa, versione britannica, vedete che la R non c'è più, qualche, ma non tutte, qualche trascrizione fonetica potrebbe mettervi quella piccola R in alto, come fosse l'esponente di una potenza, per dire che in alcuni casi si può intuire che ci sia, ma di base non si sente. Art. Art. Vedete di nuovo, immaginate di nuovo la vostra lingua schiacciata con la bella monetina sopra, e questo, ci mettete l'H davanti, heart, sarà il cuore, d'accordo? Mentre l'altra parte sarà heart. Cambia chiaramente completamente la pronuncia, la struttura, la pronuncia anche del resto della parola. Disclaimer assoluto, perché non provate neanche a iniziare a scrivermi poi nei commenti, ma non tutti in inglese americano pronunciano così, non tutto in inglese britannico, lo sappiamo che ci sono centinaia, anzi migliaia in realtà, di variabili, di accenti e quant'altro. Sappiamo anche che quando ci riferiamo a dei vocabolari standard, vocabolari online in cui troviamo pronunce diverse o trascrizioni fonetiche diverse, di base si parla di un American English, qualche volta di un Southern English come variante di quello che viene considerato American English in generale. Ma sappiamo anche che ovviamente nell'ambito degli Stati Uniti d'America, nell'ambito di tutte le possibili città, luoghi, etnie e quant'altro, ci saranno delle pronunce molto diverse tra loro. Noi andiamo sullo standard per offrire delle linee guida, ancora di più questa cosa vale per il British English, d'accordo? Perché noi parliamo di RP, parliamo di Standard English,
È ovvio che ci siano veramente tantissimi altri possibili accenti. Possiamo parlare del Cockney, possiamo parlare dello Scouse, possiamo parlare dell'accento di Birmingham, dello Yorkshire, possiamo parlare del Western Country, eccetera, eccetera. Se volete faremo un video su queste differenze che ci sono e sono affascinantissime dal mio punto di vista. Però chiaramente per un video di questo tipo io devo semplificarvi le cose, giustamente, no? Quindi vado a tracciare delle linee guida. Quindi mi raccomando, non venite a dirmi no, ma è lo zio del mio cugino che abitava nel profondo Yorkshire e in realtà pronunciava la R. Non è questo il senso di questo video, d'accordo? È evidente che si tratti di una semplificazione. Andiamo avanti. Questa parola qui, giocatore, come lo pronunciamo? Allora, all'americano lo pronunciamo player. In inglese britannico, chiamiamolo così semplicisticamente, lo pronunciamo player. Quella è la famosa schwa, che noi poi scriviamo in scrittura fonetica con questa sorta di E rovesciato, player. Ora, per chi di voi studia anche il tedesco, non è una cosa del tutto nuova, giusto? La ER finale non la pronunciamo neanche in tedesco, altra lingua germanica, giusto? Insegnante si pronuncerà Lehrer, non si pronuncerà Lehrer. Studente sarà Schüler, non sarà Schüler. Quindi c'è una somiglianza da questo punto di vista perché ci sono state ingerenze simili, poi lo vedremo. Ancora, soldato, soldier. Soldier, questo strano simbolo in cui alla schwa è aggiunto questa specie di piccola R che forma una specie di... e fa capire che c'è la R lì, non la pronuncio chiaramente, ma c'è, soldier. Viceversa, nella versione britannica, soldier, non c'è nessun tipo di R. Ancora, contadino. Qui abbiamo due R, una all'interno della parola e una alla fine. In inglese americano sarà farmer. Sentite la prima e la seconda, farmer. Adesso io chiaramente lo sto enfatizzando, d'accordo? Però sentite che c'è. Viceversa, nella versione britannica, vedete che quella all'interno della parola proprio scompare, abbiamo soltanto la vocale prolungata precedente che la A, e poi la schwa finale, quindi sarà fama, ok? Fama, senza nessun tipo di R. Possiamo fare veramente milioni e milioni di esempi con tante variazioni. Ma il punto è, perché questa cosa? Perché l'americano è una lingua che comunque presenta una roticity, un rotacismo, mentre la R dell'inglese britannico è sostanzialmente non rotic? Potremmo pensare la lingua americana, insomma, è una colonia, proviene dalla lingua britannica. Sì, ma dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Come sapete, e sarò brevissima in questa cosa perché non voglio annoiarvi con lunghe disquisizioni filologiche, ma solo proprio due cenni. Allora, noi sappiamo che ogni lingua chiaramente viene influenzata da tutta una quantità indescrivibile di lingue, dialetti, situazioni storiche e quant'altro. In modo particolare la lingua britannica è stata influenzata da, per quel che riguarda la R, ci interessano alcune di queste lingue, da una lingua che si chiama Old Norse. Non pronunciamo Norse, pronunciamo Old Norse. Vedete che non pronuncio la R? Perché questa lingua qui, che è il norreno, che ne ha due di R addirittura in italiano, era una lingua che, appunto, come ho scritto qua, in qualche modo ha... è stata in contatto con la zona, diciamo, che poi diventerà la zona di lingua anglosassone from the 7th to the 15th century, quindi dal 7 al 15 secolo, ed era una lingua, extinct North German language, quindi una lingua che apparteneva alle lingue germaniche del nord, ovviamente estinta, cioè che non esiste più, spoken in Scandinavia, quindi veniva parlata in Scandinavia, in overseas settlements, quindi negli insediamenti d'oltremare, tra cui naturalmente le terre che interessano a noi. E questa lingua aveva una caratteristica particolare, aveva un accent on the first syllable, quindi era accentata sulla prima sillaba, e aveva un'ultima sillaba, una last syllable, che era veramente molto debole, tanto da diventare una schwa, tanto da diventare nulla, sparire, diventare
Schwa si dice che sia il suono più pigro delle lingue occidentali, perché questo no, cioè non è in realtà un suono, è una A, naturalmente, non prevede sostanzialmente nessun movimento di alcun muscolo della bocca e della lingua. Ok? E quindi, avendo l'accento, essendo tonica nella prima parte della parola, la parte finale della parola risultava debole, quindi si risolveva in una schwa. Attenzione che in alcuni casi possiamo trovare una clear trill R inside the word. Possiamo trovare anche una R trill, cioè R, come la nostra, la R che conosciamo noi, che conoscono gli spagnoli, all'interno delle parole. Ma attenzione, lasciamo un attimo questa cosa da parte perché ci porterà ad un altro tipo di inglese. Per ora restiamo sul fatto che abbiamo l'Old Norse che sicuramente ha molto 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 influenzato questo concetto della schwa finale, della non pronuncia della R alla fine. Ma non è soltanto questo. C'è stata un'ulteriore influenza, c'è l'influenza francese. Noi sappiamo che i francesi non sono noti per le loro R, giusto? Quindi le loro R, che noi oggi chiamiamo R moscia, in realtà rotacismo è anche un modo tecnico per intendere le R moscia, ma in questo caso l'influenza francese ha fatto sì sostanzialmente che la R a poco sparisse. Quindi se questa R pronunciata, questo trill, R poteva venire chiaramente dal latino, d'accordo, alle lingue di origine latina, in realtà poi prendono nella gran parte delle terre anglosassoni, non in tutte le circostanze, non in tutte le aree, non in tutte, però prendono il sopravvento i risultati dell'Old Norse e del francese, dell'influenza del francese dell'epoca. E quindi avviene questa R dropping. R dropping vuol dire cade la R. R diventa muta, sparisce. Ciao R. E è iniziata chiaramente successivamente all'influenza del norreno, successivamente all'influenza del francese. È iniziata dopo perché? Perché naturalmente ci vuole del tempo perché le lingue cambino. Parliamo di secoli, non parliamo di 10 anni, d'accordo? Quindi parliamo di insediamenti, parliamo di influenze, parliamo di cose che vengono poi utilizzate nei vernacoli locali e che poi piano piano diventano lingua ufficiale. Per cui ad oggi gli studiosi della storia della lingua, i filologi, i linguisti, scusate, non linguistici, vanno a identificare il momento in cui proprio la R è sparita dalla lingua britannica nel XVIII secolo e in modo particolare intorno al 1750-1770, più o meno parliamo di decine d'anni, perché logicamente, ripeto, non è possibile stabilire una cosa ben precisa, no? Quindi è iniziato molto 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 prima l'influenza, e il norreno, il francese, e finché arriva, si arriva praticamente al XVIII secolo con questo R-dropping. Ora, fermiamoci un attimo a questo, parliamo di 1750-1770, però quando è stata scoperta l'America? O comunque, al di là della data in cui Cristoforo nel 492 è arrivato in America, però sempre parliamo di evoluzioni lente della lingua, quindi in che secoli si sarà sviluppata la lingua americana. La lingua americana chiaramente si è sviluppata prima di tutto questo, perché la colonizzazione è venuta prima. Quindi, the colonization happened before the R-dropping, before. Al di là della scoperta dell'America, ma poi neanche nei secoli successivi, 15th, 16th, 17th century, sono stati i secoli, diciamo, clou per la formazione della lingua americana. E questo non era ancora avvenuto. Quindi, quando l'inglese si è trasferito in America, inglese come lingua intendo, aveva ancora la sua R. E quindi gli americani pronunciavano la R. A modo loro, poi chiaramente la lingua è evoluta là dove si trovava, naturalmente, però di base diciamo che l'inglese è arrivato in America, la lingua inglese è arrivata in America con la sua R in valigia. Questo significa che non ci sono situazioni non rhotic, quindi situazioni in cui non si pronuncia la R in inglese americano? Allora, oggi poche, ma in passato ce ne sono state sicuramente. Ad esempio, non rhotic pronunciation influenced prestige speech. Ok, quindi la pronuncia non rhotica, quindi l'assenza di R, ha influenzato quel
possiamo dire quel registro, ok, un po' più alto, prestige speech, quando? Fino al 1860, chiaramente parliamo dei 10 anni, ok, 1860 e a seguire, cioè gli anni dell'American Civil War. Da quel momento lì c'è stato un affrancamento, perché evidentemente in qualche modo parlare in modo non rhotic era un po', ora, non prendetela in modo, però è un po' uno scimmiottare, no, l'inglese britannico, perché era in all'epoca, era fashionable, era più in qualche modo più nobile. Poi dopo l'American Civil War si tagliano effettivamente ancora di più i ponti con l'ex madrepatria e c'è proprio la creazione di un'identità nazionale, e chiaramente la lingua è parte di questa identità nazionale. E questa è la spiegazione per cui in America c'è una rhoticity, mentre in Inghilterra, nei paesi di lingua britannica, di base non c'è. L'inglese australiano, perché nessuno parla mai dell'inglese australiano? L'inglese australiano, per assurdo, assomiglia all'inglese britannico, cioè ha una non rhoticity, cioè tende a non pronunciare la R. E questo per quale motivo? Quando è venuta la First Fleet, quindi quando c'è stata il primo reale spostamento tale da creare effettivamente un effetto linguistico verso l'Australia, è stato nel 1788, quindi prima o dopo la R dropping? Dopo, quindi chiaramente si è arrivati in Australia già senza R, quindi si è arrivati in America con l'R in valigia, ma si è arrivati in Australia molto dopo, cioè dopo la caduta della R, e quindi senza più R in valigia, e motivo per cui da questo punto di vista, per moltissimi altri no naturalmente, l'Australian English può assomigliare un po' di più al British English. Attenzione, vi avevo detto, lasciamo un attimino tra parentesi il fatto che ci possa essere stata però anche un'ingerenza latina, e quindi possa esserci stato un clear trill R, quindi una R bella, chiara, sonora come la nostra R, ok? Questo ha influenzato in qualche modo l'inglese? Certo che sì, ci sono delle varietà, ok, di inglese, e stiamo parlando in modo particolare dello scozzese, dell'irlandese, del sud-ovest, ok, dell'England, dell'Inghilterra e un po' anche il Canada, in cui la R si sente chiara e forte. Voi avrete sentito sicuramente parlare irlandese o scozzese. It's a wee bit different. Chiaramente sta wee bit vuol dire a little bit, wee vuol dire piccolo, scritto W e in scozzese. Ok, l'intera pronuncia e l'intera intonazione, naturalmente tutta la pronuncia scozzese dell'inglese scozzese è diversa, e anche dell'irlandese ovviamente. Non parlo della lingua scozzese che è a sé, parlo solo della varietà di inglese che si parla in Scozia. E quindi questa pronuncia è obiettivamente different, e questa R si sente. Avete mai guardato Braveheart in lingua originale? In cui ci parla di freedom. Adesso io lo sto chiaramente enfatizzando. For, non dice for, dice for nel discorso finale. Perché appunto questa R nella varietà scozzese, nella varietà Irish, in realtà si trova assolutamente, ma non solo, ripeto, nel sud-est dell'Inghilterra, in alcune zone in realtà del Canada, non tutte. Ok, di base quindi abbiamo capito il perché, d'accordo, di questa differenza, e soprattutto come pronunciarla diversamente. Attenzione, vi dico un'altra cosa, perché per varietà, cioè per completezza, insomma, è quello che vi dico. Sempre qualcuno di voi potrebbe dirmi sì, però è anche vero che in tantissimi ambienti, anche in inglese britannico, anche nei luoghi dove questa R la sento pronunciare lo stesso, quindi c'è una rhoticity, un rotacismo anche nell'inglese britannico. È vero? Sì, è chiaro che noi, ripeto, stiamo parlando di linee guida, ma ci sono un sacco di eccezioni che dipendono da tanti fattori, quali ovviamente l'area, come ho detto prima, ma non solo. Ad esempio, la R si tendeva soprattutto una volta che c'era questa divisione un po' più netta a pronunciarla nelle lower classes, quindi nelle classi un po' più basse, classi di lavoratori, oppure persone che avevano un'età un po' più matura, persone un po' più anziane, oppure in contesti che fossero less formal, ok? Quindi la
non rusticity, quindi la non pronuncia della R era un qualcosa di formale, ufficiale. Invece in ambienti più informali la R magari si pronunciava, c'era una rusticity. Oppure chiaramente parliamo di ethnic identities, quindi identità etniche diverse. Questo vale chiaramente anche per l'America, d'accordo? Abbiamo pronunce molto diverse a seconda di identità etniche diverse. Mentre mi sposto per lasciarvi un attimo l'intera lavagna a disposizione, vi porto all'ultima considerazione per oggi, che però è una cosa davvero 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 interessante, che si pensa appartenga solo all'inglese britannico, ma non è assolutamente vero. Quindi se avete questa convinzione, che proviene da non lo so da dove provenga, ma ci sono ogni tanto dei pregiudizi che ci portiamo avanti, si pensa che queste cose siano solo dell'inglese britannico, invece sono anche super americane. E sto parlando di, in modo particolare, due meccanismi, che sono la linking e l'intrusive R. Cosa significa questa cosa? Di solito vengono, sbagliando, tutte racchiuse in una unica definizione, che è intrusive R. La R intrusiva, quindi che arriva come un intruso laddove non dovrebbe essere. E invece c'è anche la R linking, che crea un collegamento, un ponte. Cosa sono queste cose? Allora, abbiamo parlato fino adesso di situazioni in cui la R spariva, d'accordo? C'è rusticity, pronunciata in quel modo, eccetera, oppure non c'è proprio. Ecco, ci sono delle situazioni in cui non dovrebbe esserci, ma salta fuori dal nulla. Perché? Per quale motivo, se tutto questo procedimento ci ha portato a eliminare la R, poi ci troviamo con la R dove non dovrebbe esserci? Andiamo a capirlo insieme. Allora, linking and intrusive R sono due cose differenti, però diciamo hanno in comune una definizione, che è questa: appearance of the rhotic consonant R, obviously, between two consecutive morphemes where it shouldn't be pronounced. Ve lo traduco, però non preoccupatevi, come sempre, della definizione, perché spesso l'esempio è più semplice. Allora, significa che appare praticamente questa consonante rotica, insomma la R, ormai abbiamo, mi raccomando, rotica, è perché ho sentito dire da insegnante cose che, ecco, tra due morfemi consecutivi, quindi due suoni, mettiamola così, consecutivi, quando in realtà non dovrebbe essere pronunciata. Ma cosa vuol dire? Allora, partiamo dalla prima. Linking R. Abbiamo detto che link, to link, significa collegare, mettere in collegamento una cosa, no? Allora, la linking R, mi metto da questa parte così vi lascio leggere da questa parte, la linking R. In non-rhotic accent, the R at the end is pronounced, quando invece non dovrebbe essere pronounced, if followed by a vowel. Quindi praticamente la linking R ha senso, diciamo così, esiste, si nota questa sì, specialmente nelle non-rhotic languages, non-rhotic varieties. Quindi è differente dall'intrusive R, che come vi ho detto è anche moltissimo americana. Questa sì è principalmente britannica. Perché? Perché l'inglese britannico è non-rhotic. Ovvero, nel non-rhotic sappiamo che la R finale non si pronuncia, l'abbiamo capito, si pronuncia con la schwa, ok? Come abbiamo visto qui, l'abbiamo detto sopra, che veniva dalla cosa norrena, e abbiamo fatto questi esempi con player, soldier, farmer, eccetera, eccetera. Perfetto. Ecco, ma se c'è una linking R, quella R che sparisce di solito con la schwa finale si pronuncia per fare da ponte e aiutare a pronunciare la vocale che segue. Facciamo un esempio. Per esempio, ecco, l'angolo della strada. Angolo è corner, secondo la pronuncia americana, ok? O comunque la pronuncia rotica, corner. E in versione British, ok? Vedete che l'ho pronunciato non pronunciando la T? La T è un qualcosa che dovremmo andare a vedere, l'ho pronunciata con la glottal stop, invece di dire British, perché in inglese britannico la T o si pronuncia oppure non si pronuncia per niente, bloccando l'aria, mentre in American English si pronuncia con una sorta di D. In American English si direbbe British, in inglese britannico si dice British oppure British. Aperta e chiusa parentesi. Torniamo a noi. Angolo, avevamo detto, no? Angolo teoricamente dovrebbe essere pronunciato senza le R, quindi cona, cona. Ma in realtà quella R finale si pronuncia se dopo abbiamo una vocale. L'angolo della strada dopo of,
ok? Ovviamente, però, che okay, chiaramente è una vocale, d'accordo? Quindi sarà corner of the street. La prima R non la pronunciamo lo stesso perché non ci serve, ma quella alla fine, corner of the street. Non magari in modo così forte come l'ho detto io, però se aguzzate l'orecchio lo sentite. Perché? Perché dire corner of the street. Sentite che c'è una difficoltà nell'interrompere una vocale e iniziare con la successiva, corner of the street, ok? E quindi diciamo corner of the street e ci verrà molto più facile. Oppure hair, ok? Hair, capelli ovviamente, no? Anche in questo caso hair, loro non pronunciano la R assolutamente, mentre in American English potete trovare hair. Cambia, sentite che cambia la pronuncia di tutte in realtà le vocali, non c'è soltanto la R che cambia o la T che cambia, d'accordo? Pronunciamo hair. Invece in British English di solito è molto più aperta, tipo hair. E la R vedete che non c'è. Però se ci troviamo in una frase come i capelli sono scuri, abbiamo dopo is, perché chiaramente i capelli è singolare in inglese, e inizia con la I. Sentite la difficoltà di dire the hair is. E diventa molto più facile pronunciare the hair is dark. Vedete che la R appoggia, aiuta, transita, è un link verso la vocale successiva. Ultimo esempio, quattro mele, four, diremmo in American English, four in British English. Four apples, o è brutto, ok? Four apples, molto più semplice, four apples, e la R torna. Quindi la R è praticamente, scusatemi, la linking R in questo caso è una R che torna fuori laddove non, eventualmente non dovrebbe essere pronunciata, ma si pronuncia per aiutare a in qualche modo introdurre la vocale della parola che segue. Ok, intrusive R. Cosa diversa, molto più estrema, molto più affascinante. Allora, che appartiene assolutamente anche all'inglese americano. Si pensava di no, perché apparteneva all'inglese britannico, formale. Avete mai visto i Looney Tunes? Comunque altre situazioni americane si usa un sacco questo intrusive R. È molto più intrigante, perché è una R. This R is inserted between two vowels even if not historically present. Letteralmente, quindi, si inserisce tra due vocali anche se neanche storicamente sarebbe mai stata presente tra quelle vocali, ovvero prima la pronunciamo laddove in teoria non sarebbe da pronunciare se si fosse una non rhoticity. Qui non è che si tratta di pronunciarla o di non pronunciarla, la R non c'è proprio, ok? La inventiamo, non è che c'è e di solito non si pronuncia, non c'è proprio e noi la mettiamo dal nulla, la inventiamo dal nulla per aiutarci a pronunciare due parole quando quelle parole, una finisce in vocale e l'altra inizia in vocale, suona di nuovo male, poi soprattutto se la vocale è la stessa, ma in ogni caso, e quindi noi inseriamo una specie di R per aiutare a passare alla vocale, alla seconda vocale. Anche in questo caso, sentite gli esempi. Ah, questo è molto facile, l'attenzione dei media. Media attention. Lo sentite che è, e allora noi ci mettiamo una bella R in mezzo, media attention. È quasi spontaneo, è quasi involontario e anche voi che ascoltate non ci fate caso, se io vi dico media attention, voi il vostro cervello percepisce media attention, la R non la considera perché effettivamente non serve a niente se non per un mero scopo fonetico, d'accordo? Però in realtà suona benissimo. Ancora, law and order. Ovvio che esiste law and order e posso pronunciarlo così, però sentite la fatica di dire law and order. Ditelo, law and order. Non è molto più facile dire law and order? Vi suona male? Vi ho fatto un esempio qua, qualcuno di voi segue Downton Abbey? Io ne parlo a volte nelle live, eccetera, parlo delle mie serie preferite. Allora, per chi ama il British English, con tanto di gloss stop al posto della T, Downton Abbey è sicuramente veramente valido, anche se chiaramente si parla un accento dello Yorkshire e quindi comunque lo si percepisce soprattutto nelle classi, nelle lower classes appunto, però è molto interessante. Ora, loro usano un sacco l'intrusive R. Mama is coming. Mama, papà, grandmama, è il loro modo di dire mom, dad, granny, ok?
usano anche granny comunque, è il modo, diciamo, più un po' più arcaico. Quindi abbiamo anche un accento alla fine, su una vocale. La mamma sta avvenendo, finisce con la A, inizia con la I. Mamma is coming. Provate a dire mamma is coming. Forse per noi, nell'ottica della lingua latina, non dà neanche tanto fastidio, ma in inglese suona veramente male. Mamma is coming. Vedete che questa R, che non è proprio una vera R, è come fosse una specie di appoggio fonetico. A maggior ragione se fosse la stessa vocale. Non so, I'll go, see, I'll go take, vado a prendere la mamma alla stazione. Quindi mamma at the station. Finisco con la A, ricomincio con la A. Mamma at the station. Cioè quella R è intrusive R. Ultimo esempio. Ho visto un film o un movie. I saw a film. I saw a movie. I saw a film. I saw a movie. Queste sono intrusive R's, quindi sono R che non dovrebbero esserci, che non c'entrano un accidente, non fanno parte del vocabolo, non fanno parte della parola, non sono mai state lì neanche da un punto di vista storico, non è che non vengono pronunciate ma sono scritte, proprio non ci sono, ma noi le pronunciamo per aiutarci praticamente a livello fonetico. E ripeto, sì, fa parte, vi ho fatto un esempio di Antonelli, quindi fa parte del British English tradizionale, ma fa super parte anche dell'American English, quindi assolutamente non pensate che sia una cosa limitata all'Ottocento, perché non è assolutamente così. Allora, come promesso, mi sposto del tutto dalla lavagna. Piccolo riassunto generale. Allora, rotesi, ovvero rotacismo, significa pronuncia sostanzialmente della consonante rotic, della consonante rotica, ok, mi raccomando, è R, d'accordo. American English significa, cioè, nell'American English abbiamo assolutamente il rotacismo, quindi roticity, nel British English sostanzialmente no, con delle eccezioni naturalmente. Questo per l'influenza della lingua norrena, per l'influenza della lingua francese. Sta di fatto che nei secoli, fino ad arrivare al XVIII secolo, c'è stato un procedimento che ha fatto sì che ci sia stata una caduta della R, ok? La colonizzazione americana è avvenuta prima di questa R dropping, che è stata nel XVIII secolo appunto, e quindi l'American English è rimasta con una rotic consonant pronunciata, quindi con una roticity. Viceversa, il British English appunto ha perso la R del tutto, con delle eccezioni, come dicevamo, dipendenti dalla classe sociale, l'età, situazioni etniche, contesti formali, quant'altro. L'Australian English invece è arrivato successivamente questo cambiamento, e quindi anche qui troviamo una non-roticity. Di base, quando andiamo a pronunciare la stessa parola, ci ricordiamo che la R in americano si sente, è una r che noi sentiamo alla fine della frase, della parola, scusatemi, ma anche al centro della parola, mentre nel caso dell'inglese britannico di base non la sentiamo, sentiamo solo una lunga vocale come co, come ot, oppure una schwa finale, che era tipica tra l'altro del norreno. Ci sono situazioni in cui c'è una clear trill R? Sì, quindi una R pronunciata come la pronunciamo noi, sì, ci sono in alcuni contesti canadesi, ma anche americani, però insomma un po' più rari, ma soprattutto nel contesto scozzese, irlandese e nel sud-ovest dell'Inghilterra. Ricordiamo i fenomeni della linking intrusive R. Linking R significa che laddove abbiamo una non-roticity, quindi la R non andrebbe pronunciata alla fine della parola, invece la pronunciamo per appoggiare la vocale che segue. Intrusive R significa che la R in teoria non ci dovrebbe essere per nulla, ma noi inventiamo una R per chiudere una parola con una vocale e aprirne un'altra sempre con una vocale. Quindi questo è un pochino il riassunto di tutto quanto. E tornando a quello che vi dicevo all'inizio, cioè al discorso di Preply, e vi ricordo di nuovo che c'è il link sotto nella descrizione e anche trovate il link nella biografia di Instagram, che è sempre là, e chiaramente il codice poi per lo sconto di 50% è Sara50, e naturalmente lì trovate madrelingua, non solo di inglese chiaramente, ma anche di tedesco, qualsiasi altra lingua, francese, spagnolo, qualsiasi lingua voi vogliate studiare, e questo vi consente di scegliere anche eventualmente il parlante nativo che desiderate.
americano, britannico, di che zona, ok? E quindi questo può essere molto utile, soprattutto se avete bisogno di parlare la lingua con una finalità, perché chiaramente qual è, qualcuno mi chiede, ma allora qual è la varietà migliore di inglese? Ragazzi, non c'è una varietà migliore di inglese, assolutamente. Se parliamo numericamente, l'American English è chiaramente è parlato da più persone. Se parliamo di contesti, è ovvio che se io vi faccio un video di letteratura inglese, letteratura britannica, cercherò di attenermi allo standard del British English, anche se personalmente, ma questo è soggettivissimo, ognuno di noi avrà la sua risposta, per me è più spontaneo l'American English, anche perché lo uso molto di più, diciamo, quotidianamente. L'inglese britannico è super affascinante, alla fine ci sono contesti e situazioni diverse, ma non c'è un giusto o uno sbagliato, ci sono situazioni, contesti, oppure veramente vi dovete trasferire in un determinato luogo e preferite ascoltare, capire, imitare, perché poi è quello che tutti quanti noi non nativi facciamo, imitare un accento ben specifico. Quindi per questo potete trovare appunto in quel caso tutor, anche madrelingua specifici di una determinata area. Bene ragazzi, io credo di avervi detto, beh, non tutto naturalmente, perché potremmo parlare di R e di evoluzione delle R ancora per diverse ore, ma non credo che voi desideriate questo. Quindi se vi interessa ancora, ma so che vi interessa perché me l'avete già chiesto, arriverà anche il video sulla T, non preoccupatevi. Se avete altre domande anche sulla pronuncia, chiedetemi, anche potrebbe essere interessante fare anche un video sulle varie parlate, sui vari dialetti. Io sono molto molto, sono molto nerd, ok, da questo punto di vista, quindi quando non dormo la notte sono lì che mi faccio lezioni, seguo video, podcast, ok, sui vari tipi di dialetti britannici. Questo fa di me sicuramente una nerd e anche una persona assolutamente insonne, ma può essere utile per voi, perché chiaramente poi cerco di trasmettervi le cose in modo semplificato. Se trovate utili i miei video, cliccate sempre sotto sul cuoricino con scritto grazie sotto il video, per magari potermi aiutare un pochino a sostenere il canale, sostenere quello che faccio. Io naturalmente vi sono super grata per il vostro aiuto, per le vostre donazioni, anche piccole sono sempre qualcosa di grande, quindi il cuoricino lo faccio io, anzi adesso in realtà si fa così, vedete le nuove generazioni. Anche questo è un linguaggio da imparare. D'accordo. Ragazzi, io come sempre vi lascio con un bacio, grazie infinite per avermi seguito e ci rivediamo sempre molto presto qui su YouTube. Se non avete cliccato la campanella e non siete iscritti, mi raccomando fatelo, e un grande abbraccio a tutti voi.